Ora è 7:38, siamo a Vis e la stiamo lasciando per andare a Vasto o Termoli. Adesso vediamo. Colazione fatta, randa issata, preparate le mani di Terzaroli, se sa mai venisse su un botte di vento. Stiamo andando. Camilla ha un po' di sonno e adesso dormirà un pochino in modo tale che poi potremo darci il cambio, vero? Il sole è già abbastanza alto. Vi aggiorneremo strada facendo. 2000 years later. Terra! Si vede la Puglia! Terra! Il viaggio di oggi è durato quasi una giornata intera. Siamo partiti da Vis in Croazia intorno alle 7 del mattino e siamo arrivati a Vieste in Puglia esattamente 12 ore dopo, alle 7 di sera. La navigazione è stata tranquilla e siamo giunti a destinazione proprio durante un tramonto da togliere il fiato. Intorno alle 20 salgono a bordo Chiara e Gentile, detto Id, che passeranno con noi i prossimi 6 giorni. Li accogliamo a bordo e insieme chiacchieriamo sul da farsi, fino a mezzanotte circa, ora in cui decidiamo di ripartire per la Croazia in nottata. Impostata la rotta, spedisco Andrew a dormire. È distrutto e ha veramente bisogno di riposare. Così si sdraia e nell'ora successiva assisto all'esibizione del suricate che per qualsiasi suono balza su di scatto ed esclamando «Cos'è? Che succede?» «Nulla, dormi!» Nelle 3 ore successive crolla, meno male. Sono l'unica sveglia a bordo e mi prendo un senso di responsabilità per Giulia e per i passeggeri. Mi congratulo del mio operato a ogni miglia percorsa senza aver affondato la barca. Che marinaio! Mamma mia! Id è un pescatore ed è in grado di scendere oltre i 20 metri di profondità per acchiappare un pesce. Oltretutto, a differenza mia, lui qualcosa riesce anche a pescare. Vedi? Sì! Che figo! Stasera mangiamo! Per me questo è il massimo. Ma che meraviglia! Con il pesce pescato e con il polpo, Chiara e Id preparano una pasta e un'insalata stratosferiche. Dopo pranzo si alza improvvisamente un forte vento, così usciamo dall'insenatura in cui avevamo dato ancora e cerchiamo un altro posto. Ci sono raffiche fortissime e il mare agitato, così mi faccio aiutare da Id prima a ridurre, poi a chiudere definitivamente il Genoa. Ovviamente le condizioni non erano critiche, tant'è che non è mai mancato il sorriso. Una raffica di vento si infila nella randa piegata facendola gonfiare. Vado così all'albero per rimetterla in ordine e fissarla nel lazy bag. Pur essendo un'operazione di routine, il mare mosso complica sempre un po' le cose e prima di sistemare qualsiasi cosa in barca bisogna fare attenzione a essere noi per primi stabili. Dopo circa un'oretta di montagne russe, il vento splaca e noi raggiungiamo una baia riparata. Qui prendiamo il gommone e usciamo alla scoperta di nuovi fondali. Nonostante la pesca infruttuosa, approfittiamo del bel tempo per scendere a terra e godere di un'ottima serata. Ci svegliamo alle 6:30 per raggiungere un'isola meravigliosa il prima possibile. Facciamo una tappa intermedia lungo il tragitto perché localizziamo una secca. Gentile si tuffa per fare apnea e Cami per fare 2 riprese.
il traino. Esatto. Adesso arriva uno squalo e ci mangia il traino. L'isola è totalmente selvaggia e incontaminata. Ci sono scogli ovunque e diamo ancora su 20 metri di fondale. Fortunatamente non c'è vento. Per chi non lo sapesse, il fondale della Croazia è prevalentemente roccioso e tende a diventare profondo subito. Per questo non è sempre facile riuscire ad ancorare dove si vuole. Id dà a Kami due consigli sull'apnea e sulla pesca subacquea. Per farle fare pratica, le fa sparare un colpo a una bottiglia sul fondale piena di sassi. Ripartiamo per Bishevo, dove assistiamo ad un tramonto indimenticabile. Allora, questa è la vittoria di Chiara. Il sangue è 19.7. Sì, la cernia? La cernia invece è dietro una faccia 10. Ce l'avete la bilancina, ragazzi? Sì? Sì. Vuoi pesare? E dopo si pesa. Lo facciamo in padella. Sarebbe grande. Grandezza di Renato. Devo aprire fin qua? Crescendo la aprire fino al bianco, sì. Però dove lo tiene? Cavoli, la odore. Alla fine il pesce è venuto buonissimo. I ragazzi hanno cucinato il sarago e la cernia in padella con pomodorini freschi. Quella stessa sera siamo ripartiti per tornare a Vieste e salutare i nostri amici. Pesce fresco! Stai sfilettando, Kami? Sto togliendo le lische. L'acqua è una regola in natura, tutto quello più difficile da prendere è più buono. Ragazzi, ma guarda la mia come va! Guarda, questo è un bellissimo filetto, eh! Ragazzi, si è autotrovata una tecnica di sfilettamento. Questa settimana è stata l'insegna dell'esplorazione di isole fondali nei pressi di Visso. Una settimana in cui la pesca e l'apnea hanno fatto da protagoniste, facendoci imparare qualcosa di nuovo.